chicche di Max. Ciao ragazzi, allora l'altra volta abbiamo visto come risolvere questo caso. In poche parole, abbiamo il blocco che è situato all'interno dei centri corrispondenti, abbiamo visto come girarlo. Se nel caso non abbiate visto il video, vi invito a guardarlo, è l'ultima chicca in pratica. Oggi vediamo come risolvere il caso speculare, tra virgolette, cioè quello nel quale il blocco non si trova più all'interno dei centri corrispondenti, ma all'interno di centri opposti, quindi il blocco si troverà qui e deve essere trasferito qui dietro. L'algoritmo è semplicissimo, per cui vi consiglio di impararlo. Ed è il seguente: R', F, U', F', R. Ecco qui. Il caso è risolto. Alla prossima!